Giuseppe Maiocchi è un gioielliere milanese che è stato vittima dei soliti farabutti che noi conosciamo tanto, perché le cronache dei giornali sono piene di argomenti che purtroppo toccano delle vittime, delle persone normali che mai si sognerebbero di fare cose del genere e che invece si trovano in situazioni molto pericolose. Lui oggi ha una maglietta, io sto con Mario, l'ultima vittima, Nello Di Giano, un ristoratore al quale va il nostro applauso perché è ancora invischiato con i problemi giudiziari, ma lui è con noi. Giuseppe Maiocchi, prego. Grazie a tutti e grazie sezione d'Arsena, che è poi anche la sezione del segretario. Allora, la mia vicenda inizia 13 anni fa, il martedì dopo Pasqua, quando due ragazzi montenegrini arrivano con una mazza da 10 kg a cui avevano saldato una punta da trapano e cercano di sfondare la vetrina blindata dove ci sono gli oggetti più preziosi. Io in quel momento sto lavorando nel mio laboratorio, sento mia sorella urlare dalla parte del negozio e a questo punto mi armo. Io regolarmente avevo due pistole regolarmente denunciate e io avevo un porto d'armi da 30 anni, esco sulla porta e mi trovo davanti la macchina ferma di questi ragazzi che si stanno passando quello che avevano rubato, e al momento che io intimo l'alt, questi cominciano a frugare sotto il cruscotto. Io intimo di nuovo di stare fermi, a questo punto loro continuano, sparo il primo colpo nella direzione del cruscotto e in quel caso lì ferisco poi a una mano quello che... Grazie. Diciamo che sparo altri due colpi sempre in direzione solo della vettura, non delle persone, e cercando di fermarli. In quel momento esce mio figlio che esplode l'unico colpo che ha sparato nella sua vita. Colpisce un montante della macchina e sfortunatamente il proiettile deviato colpisce alla nuca Devo dire che purtroppo c'è stata sfortuna in quel colpo, però effettivamente dobbiamo sempre ricordarci, quando sentiamo Librandi che in televisione ci dice chiamate la polizia, chiamate i carabinieri, ricordateglielo. Io a 30 metri avevo una caserma dei carabinieri. In quel momento, dopo tutti quei colpi, che le mazzate nella vetrina sono pari a dei colpi di arma da fuoco, e i tre colpi che avevo sparato io, il quarto l'ha sparato mio figlio, il piantone esce, si vede passare davanti quello che fugge e non riesce a capire quello che succede. Quindi questo è purtroppo quello che succede quando ci si trova poi nelle difficoltà. Effettivamente io voglio ricordare una cosa, che la pena esiste solamente per quelli che non scappano, quelli che si fermano lì davanti perché non hanno niente da nascondere. Avevamo le telecamere, avevamo tutto quello che poteva servire. E a un certo momento, dopo la chiusura delle indagini, vediamo indagati per omicidio volontario e concorso omicidio volontario. In fin dei conti, due reati che prevedono almeno 14 anni di carcere. Fortunatamente abbiamo accettato un processo pubblico, abbiamo potuto dimostrare che quello che avevamo dichiarato e quello che avevamo fatto era quello che veramente non abbiamo nascosto niente. Quindi alla fine, sì, d'accordo, ci hanno detto che se eravamo più prudenti, se aspettavamo ancora un po', probabilmente non avremmo avuto la necessità di sparare. Però effettivamente io continuo a pensare una cosa: non sono uscito per uccidere una persona, sono uscito semplicemente per cercare di bloccarlo. Se si fosse fermato non avrei mai sparato. E a questo vorrei aggiungere un'altra cosa.
tante volte uno dice ma potevi fare altre, certamente se io mi fossi fermato davanti alla loro vettura si sarebbero fermati loro o mi avrebbero investito. Comunque io sono qua, ritengo di aver fatto quello che mi era possibile in quel momento e voglio lottare per tutti quelli che vengono accusati di essersi difesi. La pena non ci deve essere solo per noi, ci deve essere anche per quelli che delinquono. Questi ragazzi, quando li hanno sentiti a processo, quello che era scappato ha detto: tanto sapevamo che in Italia non rischiavamo niente. Questa è la convinzione, perché quando uno a 30 metri da una caserma pensa di poter spaccare una vetrina, vuol dire perché sa che non rischia assolutamente niente. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie per il suo racconto.